E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi pomeriggio di lunedì 11 aprile andremo a fare qualche lavoretto perché l'importazione è iniziata. Stiamo facendo un po' di miele primaverile di ciliegio, prugno, mandorlo, amareno, e qui come potete vedere c'è un campo di mele che sta per fiorire. Perciò oggi, periodo di grossa importazione, andremo a fare due cose. Come vedete, ho già messo due melari e hanno già iniziato a portare qualcosina. Perciò adesso andremo a guardare dentro un attimino il nido se hanno bisogno di spazio e ci mettiamo sul melario su tutte. Perché ho dei melari che devo fargli ripulire. Sono un po' sporchi e perciò in attesa del grosso raccolto di acacia voglio che siano tutti belli puliti e pronti per andare a mettere miele. Molto probabilmente non mi metteranno un millefiori primaverile in questi, perché queste famiglie sono un attimino indietro, soprattutto la 2 che è questa. Perciò io adesso voglio prepararmi per l'acacia con tutte. Qui c'è un nutritore che sto usando per fargli sviluppare un po' la covata. Questa era una di quelle più indietro di tutte. E allora la sto portando un po' in pari con le altre. Su questa qua vediamo cosa ha fatto con il cero nuovo, perché questa qui ho iniziato un periodo di nutrizione. Ho iniziato qualche giorno fa con sciroppo 50 e 50 e adesso vediamo cosa hanno fatto con il cereo. Niente. Andiamo a guardare se hanno costruito qualcosa. Hanno fatto una costruzione un po' anomala. Probabilmente sentiranno un po' di odore di veleno. Gli ho messo un cereo un po', non lo so, provo a sostituirglielo perché magari non era dentro bene il filo. Glielo cambio. Non ho acceso il fumo perché non mi sembrava appropriato. Ok, niente. Adesso queste qua mettiamo anche a loro. Escludi Regina. Ok. Pensare che volevo venire qua anche senza tuta. Il melario sistemato. Ok, sciroppo. Ok,
Io se posso uso il baravalle. Dovrò anche rifare lo sciroppo. Questo gli basterà fino a domani, se lo scolano veramente tanto. Ok, perciò la invoglio anche a salire sul melario. Intanto queste adesso inizieranno a pulirmelo per bene, perché sono un po' sporchi di tarma. Apriamo la numero 3. Aprirla da così, se non messa troppo a filo. Vediamo di non fare l'errore dell'altra. Piano piano. Vediamo. Che si è imbarcato un po' molto. So, cosa dite? Gli mettiamo un cerio a queste, quasi quasi le lascerei con il loro diaframma queste. Che adesso le lascio così, non mi sembra ancora che spingano. Quella lì alla 2, quella lì che abbiamo appena visto, gliel'ho voluto mettere perché, cioè, gli ho voluto iniziare a spingerla perché era molto indietro rispetto alle altre. Ok, ne approfitto per farvi vedere i telaini che sto usando. Come vedete sono un po' rovinati, però ho visto che in quei due che ho messo, all'arnia 1 e all'arnia 4, sono partite molto bene, cioè li hanno ripuliti davvero, be davvero bene, ed è per questo che volevo, ne ho messi solo due. L'ho messa prima di tutto all'arnia 1, la prima che avevo, perché era quella più grossa e volevo vedere la loro capacità di pulizia dei melari. Passato qualche giorno gliel'ho messa anche alla seconda più forte e l'hanno pulita benissimo, e perciò adesso glielo metto a tutto perché ho visto che riescono a pulirli benissimo dalla tarma. Perciò adesso sono tranquillo che non c'è nessun problema. Sono molto propolizzati, perciò sono un po' storti con il peso del miele che si spera mettano, comunque li solleverà, cioè si aggiusteranno. Avevo notato un principio di un po' troppe formiche. E perciò semmai tra qualche giorno farò un video per voglio farvi vedere la mia tecnica per combattere le formiche. Andiamo nell'ultima. Okay, vedete qua un'altra tecnica che tutti usano è questa qua per le formiche. Qua si era riempito un po' troppo, allora gli ho lasciato aperto il coprifavo. È una tecnica che funziona sempre e perciò l'ho usata anch'io. Ok, adesso andiamo a guardare questa, l'ultima arnia, la numero 5. Questa qui, anche questa spingeva molto. Qua gli avevo dato un cereo, cioè un telaino già costruito dell'anno scorso, che è molto pieno. Polline e nettare.
un po' poca roba dall'altro lato, però bene, anche questo qua si merita il melario. Escludi regina. E ultimo melario. Non voglio che si crei troppo di dispersione d'aria perché la sera comunque fa ancora un po' freddo. Che si mantenesse un po' di cappa di calore. Abbiamo finito. Questa qua continuerà la sua nutrizione. Volete vedere cosa stanno importando? Che non vi ho fatto vedere. Io ho guardato prima, però vabbè, vi faccio vedere anche a voi perché scommetto che sarete curiosi. Qua sono molto buone. Guardate che bel melario presidiato. Già alzandolo avevo visto, avevo sentito che c'era qualcosina. Però ho detto, magari mi sono confuso. Se vediamo se si vedrà. Non so se vedete, qui nella parte bassa al centro stanno iniziando a portare un po' di millefiori primaverile. Sono contento, hanno ripulito benissimo tutti i telaini da residui di tarma eccetera, e hanno aggiustato tutto. Niente ragazzi, lasciate un like se il video vi è piaciuto, anche se non vi è piaciuto dai. Iscrivetevi al canale per non perdervi le novità e se qualcuno ha consigli, pensa che abbia fatto qualcosa di sbagliato o anche di giusto e vuole farmelo sapere qui sotto nei commenti. Io finisco di mettere i sassi e ci vediamo alla prossima, ragazzi. È stato bello. Ciao ciao.